di Tifforum 2014 qua a Rimini. Siamo in compagnia di Aldo Varenna, presidente FA Italia, neo presidente FA Italia. Neo presidente, proprio così. A lui chiediamo l'importanza di essere certificati, di un professionista certificato. Quale valore aggiunto dà al professionista? Ma l'importanza è innanzitutto una qualifica professionale di aggiornamento, quindi l'education ormai è sempre più importante, perché l'investitore risparmiatore chiede sempre di più un professionista che sia adeguatamente preparato. Nel nostro caso è una preparazione, è una certificazione internazionale, quindi europea, perché EFPA, di cui ho l'onore di presiedere la branch italiana, ha sede a Bruxelles ed è con oltre, anzi quasi 50.000 professionisti certificati, di cui più di 4.000 professionisti in Italia. Certamente, e avremo modo di conoscere più a fondo quello che farà EFPA a Lecce tra poco, a giugno. Voglio ricordare anche le date. Sì, allora il 5-6 giugno c'è l'evento nostro annuale, il convegno, dove peraltro l'invito è per professionisti certificati e non, perché noi siamo convinti che il valore della certificazione vada comunicato, ed è uno poi dei miei punti strategici del prossimo quadriennio della presidenza, proprio perché bisogna spiegare al mercato, quindi a tutti gli attori del mercato, quanto è importante avere un professionista che è ben preparato e certificato. Ecco, perché venire a Lecce, di cosa si parlerà? Di cosa si... Ma allora, la giornata, le due giorni sono divise da una parte da ascoltare, quindi aggiornarsi, le voci sono quelle dei nostri partner, per cui le maggiori società di asset management, che parlano ovviamente dei mercati, quindi della visione che hanno dei mercati delle azioni, delle obbligazioni, dei grandi consumi, quindi dei mercati emergenti, quindi trend che poi noi dovremo acquisire e portare alla nostra clientela. La seconda parte è più educational, quindi ci sono docenti e professori universitari, ci sono istituzioni che parleranno ad esempio del controllo del rischio, perché quanto il rischio abbinato al rendimento è una componente sostanziale nella nostra professione, e l'implementazione della nuova MiFID, della MiFID Review, quindi che impatto avrà dal punto di vista sia strutturale che strategico per tutti gli operatori del settore. Secondo lei che impatto avrà? Ma avrà, secondo me, come tutti i grandi cambiamenti. Quali sono le grosse novità all'interno di Ma deve essere un grande cambiamento. La MiFID rappresenterà una novità per riqualificare il rapporto con l'investitore, e quindi riandare a parlare col nostro cliente investitore, riqualificare la relazione, riparlare del concetto di pianificazione, del concetto di rischio, quindi non solo firmando il cosiddetto questionario d'adeguatezza, ma andando un po' più a fondo nelle relazioni per dare un connotato sempre più professionale a questa relazione. Archiviato il convegno di Lecce, immagino ci saranno altri convegni, appuntamenti di approfondimento EFPA per la seconda parte dell'anno. Sì, in realtà abbiamo l'onore e l'onere di certificare parecchi convegni durante l'anno, alcuni dei quali sono proprio durante questi giorni a Rimini, quindi ci sono degli speech, delle tavole rotonde certificati in modalità A o B a seconda del livello. E oltre all'evento annuale, che appunto è questo del 5-6 giugno a Lecce, noi cerchiamo di andare sul territorio, avremo una programmazione di eventi con cadenze quasi quindicennali per andare a spiegare ovviamente la qualità e l'importanza della certificazione. Ecco, mi sembra che siano un po' i suoi punti chiave su cui puntare per i prossimi mesi, per il prossimo mandato. Lei è neo presidente EFPA, su cosa si concentrerà? Sì, allora innanzitutto ovviamente ringrazio il past president Sergio Boido, che ha ottimamente portato l'associazione, la fondazione EFPA, oltre 4.000 associati nell'arco degli ultimi 12 anni, quindi da quando è nata. Sicuramente sarà da riallacciare e riapprofondire ancora di più i rapporti con tutti gli attori del settore, per cui istituzioni, società mandanti e società di distribuzione. Sicuramente EFPA è una certificazione trasversale, perché all'interno dei nostri 4.000 certificati vi sono una buona parte, quasi il 20% del mondo bancario, per cui banker bancari che acquisiscono una certificazione che si chiama DEFS di primo livello, una buona parte di private banker, di tied agent, di promotori finanziari, di financial advisor con la certificazione EFA, e un'altra parte per la parte più alta della certificazione, che sono i financial planner. Quindi il mio mandato sarà sempre di più nel rendere trasversale questa certificazione, per fare una sorta di rete d'impresa, che è un gergo ormai che va di moda, quindi unirci alle varie istituzioni, all'associazione di categoria che ci ha fondato, quindi ANAS, all'organismo, quindi IPF, ma tutti quegli organismi, anche dei consulenti fiolli, per cercare di condividere insieme una certificazione di qualità, una sorta di bollino blu.
Benissimo, facciamo allora l'in bocca al lupo. Grazie mille. E ringraziamo Aldo Varenna, presidente Erpa Italia qui da Rimini. Grazie a voi.